Lo sguardo della tigre è sempre quello che noi sportivi perugini abbiamo ammirato ai tempi d'oro dell'Assirio. E pazienza se ora non parliamo più di A1, Champions o quant'altro, perché Mirka Francia, all'età di 43 anni, è tornata in campo in B1 con la 3M Pallavolo Perugia, trascinandola letteralmente al primo successo stagionale contro Quarrata, dopo ben 6 sconfitte consecutive. Mirka aveva sposato in estate il progetto del sodalizio del presidente Mastroforti con una squadra giovane neopromossa dalla B2, rimasta sotto la sapiente guida di coach Guido Marangi. Il suo ruolo, inizialmente, quello di collaboratore tecnico, ma ben presto c'è stato bisogno del suo ritorno in campo. Ed è maturato subito una schiacciante 3-0 tra le mura del Capitini, con l'atleta cubana in grado di mettere a terra ben 19 punti, guadagnandosi la palma di top scorer e senza dubbio anche quella di MVP. Come viene questa voglia di giocare che ancora ho, nonostante i 43 anni, e quindi quello che posso dare lo do. Questo del migliore in campo, cioè, non sono molto convinta, nel senso che la squadra è una, tutti hanno giocato bene, altrimenti la vittoria non veniva fuori. La Rovis sì, ha dimostrato che ha un buon potenziale, è una ragazza alta, molto giovane, caratterialmente si sta formando, e secondo me questo anno le farà molto bene per la sua crescita. La tecnica e la classe sono rimaste assolutamente intatte, così come la condizione atletica. Segno che non c'è solo la mano di madre natura, ma anche tanto lavoro in palestra ed individuale, al quale la Francia non ha di fatto mai rinunciato. Sono una che comunque si mantiene sempre in forma. Ho imparato dal mio preparatore atletico Ezio Bramar, ho imparato a mantenermi sempre in forma, quindi quando entro in campo fisicamente stando bene, quindi ho una sicurezza in più. Ed ora il campionato della 3M, con un'arma in più di tutto rispetto al servizio di Marangi, potrebbe cambiare anche radicalmente. La sua presenza in campo è sembrata consegnare anche maggior fiducia e consapevolezza nei propri mezzi alle compagne di squadra. Le biancorosse si aggrappano ad una infinita Mirka Francia per tentare un recupero in classifica e centrare la salvezza.